E come cerchi in tempra d'orioli si giron sì, che il primo a chi pon mente quieto pare, e l'ultimo che vuoi. Dante riempie la Divina Commedia di tecnologia. La Divina Commedia è piena di descrizioni di quelle che erano forse le più moderne tecnologie esistenti. C'è la descrizione dei segnali luminosi per comunicare, c'è la descrizione dei processi delle fabbriche di specchi, c'è addirittura i meccanismi dei mulini. Ma se c'è qualcosa che Dante usa per ben due volte nel Paradiso, è la descrizione degli orologi. Gli orologi meccanici, chip, che proprio in quel momento stavano nascendo e che forse rappresentavano il non plus ultra della tecnologia. Li usa naturalmente nel canto 24esimo, dove li descrive come due cerchi che viaggiano a velocità diverse e così infatti i beati si stanno muovendo. Oppure lo descrive nel canto decimo, quando dice indi come orologio che chiami, e poi descrive anche il suono tintinsonando con sin dolce nota, e descrive proprio i beati che girano intorno danzando e cantando, come se i meccanismi della perfezione celeste possano essere rappresentati esattamente dagli orologi. E allora io mi sono chiesto, ma se Dante fosse vivo oggi, se Dante potesse usare degli strumenti, quali strumenti userebbe? Ecco, Dante era un grande appassionato di tecnologia ed era anche un grande appassionato del sapere, della conoscenza, anzi, diciamo che la Divina Commedia è proprio un atto d'amore nei confronti del sapere e della conoscenza. Ed è per questo che secondo me lui userebbe tranquillamente i computer, gli smartphone, userebbe tutta quella tecnologia che oggi è il non plus ultra. Magari ai suoi tempi erano gli orologi, che oggi ci sembrano così vecchi e antiquati, ma che a quei tempi erano forse la cosa più moderna. E lui oggi magari userebbe, che ne so, il cloud o il metaverso. Dante Alighieri, un grande fan della tecnologia.